Come ogni domenica è il momento della nostra intervista. Pronto? Buonasera. Buonasera a te, io ci siamo presentati velocissimamente a microfoni spenti, diciamo, però io sono Alcio, presentati per cortesia. Io sono Alex, sono il chitarrista dei Reckless, band vicentina, super anni 80, genere glam, hair, affini, ecco. Senti, ragioniamo un attimo sulla storia. Siete nati a Vicenza nel 2005, se non ricordo male dalla vostra bio. Sì. E avete voluto fare tributo alla scena glam, sleaze. Raccontaci, sì, dai, come siete nati, come vi siete evoluti. Allora, io faccio una premessa che sono entrato nella band nel 2017, quindi la storia è recente. Però so come è nata la band, perché è nata come una band che proponeva pezzi cover del genere anni 80, e poi si è sempre evoluta sempre di più fino a fare canzoni proprie sempre di questo genere, ecco. E quindi i Reckless sono una band ormai affermata da tanti anni in Italia e anche all'estero, e è molto, molto conosciuta, ecco, dagli appassionati del genere. Sono orgoglioso di farne parte. Senti, una curiosità. In Italia c'è, sì, una scena glam? Perché si sente spesso parlare di metal classico, thrash, death, però un po' meno di glam, che è un po' più, diciamo, Nord Europa e ovviamente America, dove è nato. Sì, diciamo che c'è un piccolo revival, diciamo, negli ultimi anni, e non come hai detto tu nel Nord Europa, però c'è una scena anche in Italia. Non è, nel senso, non siamo di, come posso dire, non a livello degli anni 80, comunque primi 90, però c'è sempre stata, ecco, secondo me c'è sempre stata. Ok, senti, parliamo del vostro ultimo lavoro. Sì, il disco si chiama Take Me to the 80s, è uscito in aprile 2022, lo stiamo ancora comunque proponendo nei concerti live. Sono 12 tracce che spaziano un po' dai stile Wasp, Rat, e anche qualche goccia di New Retro Wave anni 80, quindi con i synth. È un disco che chi è appassionato di questo genere sicuramente l'apprezzerà, ecco. Senti, come nasce un vostro brano, diciamo? Vi vedete in sala oppure c'è qualche altro metodo? Il nostro brano nasce di solito che partiamo con una base di chitarre, ecco, che crea la canzone. Poi Andrea A.T. Rooster crea il testo e nasce così, ecco, da un'idea magari di chitarra e basso, e poi si evolve tutta la canzone. E a livello di testi invece usate il classico, come dire, standard del glam, quindi sostanzialmente sì, sesso e rock and roll pure? Sì, diciamo che come testi sono molto stili 80, quindi divertenti, simpatici, comunque dove ti dà gioia, non sono quei testi magari impegnati, diciamo, tra virgolette, ma rispecchiano puramente gli anni 80, sì, e il genere, ecco. Senti, mi hai incuriosito prima quando parlavi dei live. Dal sì, vivo vi presentate con la classica iconografia glam sleaze, quindi trucco, certo, capelli cotonati. Certo, certo, sì, assolutamente sì. Siamo, anzi, è un aspetto molto importante del genere, perché non si può prescindere. Esatto, non si può andare sopra il palco, ecco, in pantaloncini corti e ciabatte, ecco, quel genere. Quindi è importante anche l'aspetto fisico, diciamo.
Senti, leggevo nella vostra bio che delle volte utilizzate degli effetti scenografici, ballerine, mi vuoi raccontare un po' di più di questo aspetto? Sì, pensando per ricreare quel, quell'aspetto anni 80, ecco, come band tipo Motley Crue, dove la scenografia è molto importante, e quasi 50% con la musica, ecco, da un lato, quindi ci sta, e quando abbiamo la possibilità di avere varie ballerine, eccetera, fa tutto spettacolo, ecco. Senti, però ti devo fare una domanda, non so se magari la tua compagna, la tua ragazza o chi per lei sta ascoltando. Mia moglie, ma sono sposato, mia moglie. Porca miseria, ormai ho detto che la faccio, quindi la faccio. Ma questa figura metodologica delle gruppi esiste o non esiste? Esiste. Esiste, sempre esistita e c'è sempre, sì. Senti, parliamo della vostra esperienza live, perché mi dicevi che avete suonato parecchio anche all'estero. Qual è la data che proprio ti è rimasta impressa con la band? Diciamo che non ho una data di preciso, perché per me tutti i concerti c'è qualcosa di memorabile, o comunque salgo sul palco che c'è sempre la stessa emozione, come se fosse la prima volta. Quindi non ho una data precisa, ecco. Sicuramente ci sono mai dei festival o quando facciamo dei concerti con delle band di amici, ecco, dove si fa festa anche dopo, quindi tutti i concerti sono delle feste, tutti i concerti sono degli eventi, quindi non ho una data precisa, ecco. Ho capito. Allora, io vedo che dalla vostra bio avete condiviso il palco con Tiger Tales, Veins of Jenna, Black Rain, LA Guns, i Sister, i French Kiss, ma se ci fosse una band per cui ti taglieresti un braccio pur di suonarci insieme, chi sarebbero? Ah, è una domanda difficile, perché tra le mie band preferite parlo a nome di Alex, ecco. Io amo i Rat, okay. Amo i Dokken, i Motley Crue, tutte quelle band lì, di quel genere lì, stile sì, quella hard rock americano, ecco. Quindi tutte quelle band per me sono intoccabili, e per me andrebbe bene qualsiasi di quelle band. Poi anche band inglesi tipo i Whitesnake, ecco, anche aprire un concerto di Whitesnake, caspita, tanta roba, ecco. Senti, ma avete mai provato ad andare a suonare in America, oppure? No, da quando sono in alla band, cioè dal 2017, non ho mai provato, ecco. Più probabile, sì, sicuramente in Europa. In America non ho neanche mai pensato l'idea, ecco. Sicuramente, forse in America no, sarà più probabile magari paesi più orientali, tipo il Giappone, ecco, magari. Anche l'ultimo disco ho sentito che è stato venduto anche bene in Giappone, quindi lì, senso, il genere va ancora alla grande. Senti, ma quanto è difficile in Italia, soprattutto dopo la pandemia, trovare da suonare ultimamente? Molto difficile, perché tra band come i Reckless, che è una band underground, sono una mano anche nei piccoli locali, e quei piccoli locali purtroppo con la crisi, con la pandemia, hanno chiuso, perché magari vivevano con i live, e poi da quando hanno messo le restrizioni e tutto non hanno più avuto modo di far suonare, hanno chiuso. Quindi tutti quei localini, anche nel Veneto, che noi siamo di Vicenza, hanno chiuso purtroppo. Sì, e poi peraltro quei pochi che sono rimasti aperti, come si sono allentate le misure, sono stati presi d'assalto dalle band, quindi risulta particolarmente difficile trovare una data proprio per andarci a suonare. Anche quello, poi comunque aumenta tutti i costi, eccetera, quindi anche pagare una band risulta difficile per il proprietario. Sì, in effetti comincia a contorcersi un po' su se stessa la situazione, bisognerebbe trovare il modo per uscirne in qualche modo. Esatto, speriamo in tempi migliori.
Eh sì, guarda, incrociamo le dita. Il disco è del 29 aprile, leggo, del 22. Sì. State già lavorando sul nuovo materiale? Vi state proiettando per il futuro oppure siete concentratissimi sulla promozione? Abbiamo sicuramente tante idee anche per il futuro, di musiche, quindi di idee nascono ogni giorno. E adesso in cantiere abbiamo un nuovo videoclip che uscirà prossimamente, sempre comunque di una canzone dell'album. E comunque non ci fermiamo mai, ecco. Oltre live, in sala prove escono sempre idee e poi si mettono giù e si crea la canzone, ecco. Senti, avete date da pubblicizzare magari a breve? Adesso abbiamo suonato ieri sera. Ah. E è stata una bella serata a Ravenna, in provincia di Ravenna. E per marzo, sì, abbiamo l'11 marzo, siamo al Revolution Live Club di Colceresa, a Vicenza, e poi il 25 marzo al Mama Loca, che è un locale, un pub di Vicenza, ecco, una birreria dove è famosa per live, quindi è una bella data che è quella. E poi si vedrà magari per un tour più esteso, magari fuori, esatto, dai confini. Esatto, queste sono le date imminenti. Ok, senti, purtroppo lo spazio a nostra disposizione non è mai tantissimo e volevo passare un vostro brano. Io ti lascio un minuto, che lo chiamo il minuto di gloria, per dire quello che vi passa per la testa, per lasciare i vostri contatti, quello che vuoi. Sì, abbiamo la pagina Facebook, la pagina Instagram di Reckless, dove mettiamo sempre tutte le novità, i live, e poi comunque sì, abbiamo la pagina della Sneak Out Record, della Burning Minds, che è la nostra etichetta dove ci sono novità eccetera di dischi e tutto, pubblichiamo lì, ecco. Ok, allora, prima di andarci ad ascoltare il vostro brano Countach, poi non so come si pronuncia, magari mi aiuterà. Countach. Countach. Sì, è la Lamborghini. Ah, porca miseria, ecco perché mi suonava, però non riuscivo, mi ero concentrato troppo sul pronunciarlo. Ti dicevo, prima di ascoltare il brano, volevo ricordarti due cose. La prima è che questa intervista è stata registrata e che nei prossimi giorni la troverete sotto forma di video nel canale YouTube di Metal Wave, quindi potrete rilanciarla sui vostri social, farne quello che meglio credete. La seconda è che per tutte le prossime novità dei Reckless, metalwave.it è sempre prontissima a pubblicare notizie, concerti e grazie, quant'altro. Perfetto, perfetto, grazie. Io ti saluto, auguro a te e a tutta la band un grandissimo in bocca al lupo e... Grazie mille e ti ringrazio e una buona serata a tutti gli amici in ascolto. Grazie ancora, ci sentiamo alla prossima, ragazzi. Alla prossima, ciao. Ciao. Ciao, ciao.